prende il via il concorso Vitale Giordano, in cosa voi sperate di comunicare qualcosa di veramente positivo ai ragazzi? La gara è quella che permette a tutti di partecipare, quindi vinceranno tutti alla fine, per noi questa è la cosa più bella. Noi speriamo che i ragazzi colgano di nuovo questa sfida, che è quella di provare ad essere loro stessi, un po' scienziati, un po' narratori di scienza e un po' a inventarsi, quest'anno proprio di invenzioni ce n'è, davvero geni, perché quest'anno abbiamo scelto Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della sua morte come tema portante del concorso, quindi ai ragazzi li abbiamo spronati, li sproneremo a far questo, a mettersi nei panni del genio e a provare a, ecco, dopo 5 secoli ad interpretare le sue idee, le sue suggestioni, le sue invenzioni, questo è. Quindi questo è un po' il tema portante, la filosofia del concorso. Oggi presentiamo una ricerca molto particolare relativa alle piante ma anche alla collaborazione europea. Insomma, ci spieghi un po' meglio. Sì, per fortuna l'Unione Europea è dalla parte della ricerca e facilita una collaborazione costante, continuata tra noi ricercatori italiani e i nostri colleghi dell'Unione Europea. Grazie a questi fondi, però, nel caso specifico che presentiamo oggi, abbiamo affrontato dei problemi seri sulle malattie delle colture tropicali, in particolare le malattie del banano. In una collaborazione quindi estesa all'Unione Europea ma anche a centri di ricerca africani e centroamericani, una ricerca molto interessante. I ragazzi potranno scoprire quindi un mondo diverso, magari lontano, che però ha delle problematiche che vanno risolte anche grazie agli scienziati. Certamente sì, abbiamo esempi anche recenti di malattie delle piante purtroppo da noi in Italia, da noi in Puglia, e questo è un esempio di come si affrontano con le collaborazioni con ricercatori eccellenti di varie provenienze, perché facendo un team internazionale si possono raggiungere, si spera, i risultati desiderati. Perché è importante al giorno d'oggi pubblicare ancora una rivista di scienza? Una rivista di scienza e soprattutto una rivista di divulgazione scientifica è un luogo dove si possono raccontare le evoluzioni della scienza e della tecnologia a tutto il mondo, delle persone interessate a capire dove va la vita, dove va la tecnologia, dove va il futuro dell'uomo, senza tutte quelle paure che riguardano i no che la scienza deve affrontare per ragioni misteriose, non chiare, che le persone hanno nei confronti di quello che li terrorizza e li spaventa. Quindi un luogo in cui confrontarsi con un linguaggio chiaro, semplice ma non più semplice del necessario, e con insieme anche punti di vista contraddittori, in contraddizione e come dire, provocatori. Quanti redattori da quante parti d'Italia scrivono? Ora, sostanzialmente, se non vado errato, credo che manchi soltanto qualche contributo dalla Sardegna, ma per il resto abbiamo tutto. Abbiamo anche qualche contributo dall'estero, di scienziati italiani che si sono spostati all'estero e che continuano ad avere una relazione con la nostra nazione, con il nostro paese, e quindi sono contenti di contribuire. Ma i redattori, credo che siamo arrivati ormai a oltre la 60, che per una rivista bimestrale è un numero piuttosto alto. Quanto è umanistica la scienza? La scienza umanistica, nella misura in cui è la ricerca fatta da uomini e da donne che nel loro percorso portano qualcosa di sé. Quindi la scienza è soprattutto storia della scienza, perché noi siamo abituati a studiare storia dell'arte, storia della cultura, pensando che soltanto nella storia dell'arte o per esempio nella storia della letteratura sia importante il percorso storico e il contributo dei singoli autori. Ma studiando storia della scienza ci rendiamo conto che alcune grandi idee non ci sarebbero state se non ci fossero stati gli scienziati e le scienziate che materialmente le hanno partorite. Quindi io parlerei più che di scienza, di ricerca, cioè di filosofia, di tentativo di ottenere una comprensione del mondo. Da questo punto di vista la scienza è assolutamente umanistica.
i ragazzi quali stimoli cercano oggi e vorrebbero cercare all'interno della scienza? La società contemporanea è fatta di scienza, è fatta di tecnologia. I ragazzi interagiscono ogni giorno con la tecnologia, con i mass media, con i social media. Devono imparare innanzitutto a vivere in questo mondo che è molto lontano dal mondo nel quale siamo vissuti noi, che non è un mondo materiale ma è un mondo virtuale. Ecco perché imparare qualcosa che abbia a che fare con la scienza e la tecnologia significa per loro riacquisire la possibilità di avere una cittadinanza che adesso è una cittadinanza scientifica e tecnologica.